Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video di D e P e M, cioè DPM, il fantastico mondo di Penny. Oggi vi presenterò un gioco che si chiama Stupido. Dov'è? Dov'è? Ah, è qua, scusa. Ah sì, ok, è qua, è non l'avevo visto, scusate, perché mi sono seduta sopra. Oggi Penelope vi presenterà questo magnifico gioco di nome Stupido e ci giocherà, farà una sfida col suo papà. Via con la sigla! Eccomi qua, dopo la presentazione della mia cara amica Erika. Che fine ha fatto, poverina? È andata là un po' a riposare. Questo come si chiama? Questo stupido, questo gioco, mi farò la recensione e farò una sfida con papà. E il mio papà l'ha comprato a Ravensburger. Sì, proprio nel paese Ravensburger, ok. Vabbè. No, dove l'hai comprato? Non te lo dico dove. Nel negozio Ravensburger. Nel negozio hamburger. Va bene, fa lo stesso. No, dai. Fa lo stesso. È dei 6 e 99 anni. 99. Sì, credo che non resistete a 99 anni, però questo gioco è 99. Ok, farò un gioco col papà. Un gioco col papà. Stupido, una sfida col papà. Io e papà e guarderemo chi ha vinto. Poi Erika, però mentre giocheremo ci guarderà. Così anche lei saprà chi ha vinto. Adesso guardiamo il contenuto. Ok, non riesco mai a aprirlo questa cosa. Ok. Prima di tutto ci sono le istruzioni, che io un po' so già. Poi ci sono delle figurine. Le figurine, a staccare quello di aro, vabbè. Delle figure. Uno squeakers. Cos'è? Uno? Squeakers. Squeakers. Da mettere in mezzo tutte le quattro faccine. Un dado. E questo cartellino che chi perde con tutta la faccia può deve farsi la foto. E ci sono qualche mascherina, tanto un naso, ci sono i nani e anche i capelli e gli occhi. Ho detto io capelli e gli occhi. Poi ci sono degli occhiali che devono indossare tutti i giocatori e si deve fare così con queste cose. Dopo ve lo spiegherò meglio. Cioè che non l'avete già capito. Oh, è dentro. Ho questo, l'altro. Ecco questo. Vabbè, lo lascio. Non c'è stupido, si chiama. Poi gli metto degli occhi. E poi si continua così. Ci metti un altro orecchio, il cappello e tutto. Vai. Tutti i giocatori devono mettere gli occhiali. Tutti i giocatori si può fare. Mi sa. È scritto sulla scatola, provo a guardare. Qualche parte. In 100 giocatori. Qua. In 2 a 4 giocatori. Quindi col papà giocherò i giocatori. Va bene, giochiamo. Ci sono gli occhiali. Te lo spieghi meglio? Sì, adesso andiamo lì per terra a giocare. E vi spiego tutto. Un attimo che metto via. Guardate, la voce mi si taglia la testa, scusate, però non è colpa mia se mi taglia la testa per questo video. E perché ho questo scatolo? Vabbè, dai, stai spaccando la scatola. Sì, lo so. Giochiamo. Un attimo, devo vedere a posto. Ce la farò. Ecco, ce l'ho fatta. Andiamo giù. Prima di tutto ci mettiamo gli occhiali 3D, no, gli occhiali e basta. Non sono 3D, sono normali. Vabbè, gli occhiali senza lenti. Poi bisogna posizionare tutte queste figurine qui. E poi chi è che inizia? Il più grande. Oh, per una volta. Vai. Il dado. Cosa succede? Si tira il dado. Tipo, se mi esce l'orecchio in questo caso, e più veloci. Più velocizzamente, più veloce, come si dice? Velocissimamente possibile? Sì, bisogna schiacciare sull'orecchio. Il primo, come in questo caso mio papà. Chi è per primo? Il papà. In questo caso io prendo uno degli orecchi. E meno. O le orecchie? Orecchie. Ah, ok. Una. Una. Un'orecchia. Che schifo.
e la posiziono. Quale sei? Questa. È uguale, è una prova. La posiziono alla Penny. Ok, e se viene fuori lo squeezer? Più velocissimamente possibile bisogna schiacciare lo squeezer. E in quel caso, chi vince, chi passa per primo, sceglie il pezzo di faccia che vuole. A caso? Ok, no a caso, quello che vuole. Sì. E se invece uno tira e escono gli occhiali? Quello che... è? Quello che ha lanciato gli occhiali, quello che ha lanciato e gli è venuto fuori gli occhiali è una cosa molto sfortunata, perché al compagno gli deve mettere, lui non deve fare niente, però il compagno deve metterci su un pezzo di faccia, quello che vuole. Ok, boh, partiamo. Andiamo. Sì. Chi inizia? Il più vecchio. Okay. Il più grande, lo più vecchio. Vado, sei pronta? Sì, con le mani posso. Squeezer! No! Perché subito? Allora, io scelgo, ce l'hai già, questo orecchio te lo lascio, guarda. Ah, grazie. Ok? Vai, tocca a te. No! Sono usciti gli occhiali, sei sfortunata. Io scelgo un pezzo. Ti portate su io. Che voglio. Ti porto lo sfiga a scocchiare. Tipo questo. No, è brutto questo. Vieni. Ecco. Oh, oh. Vai, tocca a me. Sei pronta? Sì! Gli occhietti. Questi. Va bene, tieniti questo, va. Mettimeli. Non vedi, sì, sì. Oh, sei dolcissimo. Oh. Ci vedi? Ci vedi, papi? Sì, ci vedo. Ti tocca? Non tanto bene. Tocca? A me. Ok. Sicura? Sì. Va bene. Vedi qui sotto, vai. Commenti chi toccava. No. Eppala! Vai di nasone. No, che schifo il nasone. Che naso ti metto? Nasone. Ti metto questo. Che schifo. Ecco qua. Oh, tocca a te. Io anche non sono gli occhi. No, un orecchio e gli occhi. Non vedo bene. Hai di orecchia, orecchio, orecchi. Il pedino dell'orecchio. Qual è il mio orecchio? Al contrario, è dall'altra parte, vabbè. Ce la puoi fare. Ce l'ho fatta. Ok, vai, tocca. A te. Chi tocca? Vai. Oh. Ma sempre? No. Oh, oh, oh. Ah, forse la cosa. Gli occhi, voglio gli occhi, voglio gli occhi. Io ti metto l'altro orecchio. Uffa, l'orecchio. Questo con gli orecchini. Vieni, vieni. Guardalo. Oh, ah, guarda che bello. Vieni. Mi carino. I miei capelli. Non riesco a metterlo, non sono capace. Oh. Grazie, papi. Ecco. È brutto, guarda dietro. Vai. Ma come si mette? Vai. Un attimo. Se vuoi che vinco io, devi aspettare. Devo vincere io. No, io, no, tu. Vai. L'hai detto. Questo è il mio preferito. Bene. Oh. Vai. Dai, tocca a me. A te ti mancano solo gli occhi. A te solo gli occhi. Nasone, non basta del mio. Questo. Quel muco. Aia. È brutto. Dove mi manca? L'orecchio. A me gli occhi. Tocca? Ciao. Oh! No, non ero dall'altra parte. Così. Ecco. Ecco. Che tocca a me, vado. Però non vedo niente perché ho. Ok, vai. Perché no? Non mi ricordo. Ce l'hai già andato. Niente. Allora, vabbè. No. Ce l'ho già. Anche te. Sì, va avanti. Non ho bisogno. Ah, scusa, è vero. Vai. Allora, e papi, l'orecchio è andato. Incredibile, vai. No! Non sei
diverso. C'è anche questo. No! È finito? Sì. No. Vieni. E adesso quindi? Chi perde? Come faccio a farti la foto del telefono? Oh, chi perde deve? Spiegalo bene. Chi perde deve avere in mano la scritta stupido e farci una foto. Però in questo caso non abbiamo la telecamera. Adesso la facciamo, guarda, aspetta, un attimo, vieni. Vado là una. Così, paura, sei un mostro. Adesso te lo faccio io il video perché tu hai perso. Ed ecco. Ed ecco qua il nostro stupido. Bello questo gioco, proprio bello, va detto. Diciamolo. Adesso ti faccio una bella fotina come nelle regole. Clic. Foto fatta. E adesso adesso salutiamo. Saluta anche tu con la scritta subito. Insomma, l'abbiamo capito, questo gioco è proprio fantastico. Questo gioco di nome stupido vi può sembrare un po' stupido, però è la morale del gioco, essere stupidi. E quindi ciao, no, quindi ciao. E quindi vi consiglio tantissimo di acquistarlo e se lo acquistate di non giocare solo con i papà, ma anche con le mamme, così può essere ancora più divertente in tre persone. E vi ricordo che si può giocare fino ai 4 giocatori, non fino ai 5, 6 o ai 8. E ho i 7. E quindi potete giocarci liberi. E se le mamme, come quella della Penny, non vogliono giocarci, insistete. Così loro giocheranno. Ciao a tutti. Se mettete un pollicione, se volete vedere degli altri video di PM, iscrivetevi e schiacciate la campanella qui sotto. Qui sotto, sì. E se volete vedere degli altri video di PM, andate su YouTube e si vede il mondo di Penny. Tanto è uguale. Ciao! E comprate stupido se volete.